Bella raga e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Prima di partire lasciate like, iscrivetevi e seguitemi su Instagram, super fast. Poi, altra cosa, tantissimi non sanno che abbiamo rilasciato le nuove felpe. Non sono bello ma impenno, ignorante ma ci sta. E poi, minchia pazzesco, oh, vi lascio il link in descrizione. Sono uscite già tipo 2 mesi fa, però per chi non lo sapesse andate a dare un'occhiata. Ci sono anche i portachiavi nuovi. Come avrete letto dal titolo e come avrete visto dalla copertina, in questo video andremo a vedere le reaction di tutte le persone che hanno visto il KTM graficato e questa volta l'hanno apprezzato davvero tutti. Partiamo subito con, strano ma vero, la mia reazione. Adesso è giunto finalmente il momento per me di vedere questa cazzo di moto. Posso vederla? Porco zio, bro. No, c'ho gli occhi lucidi. Che bella, puttana, fra, che bella. Meno male che gli abbia messo anche il cromato. Zio, che anche il cromato spacca un botto. No, devo spegnere, devo commentare per me stesso adesso. No, Dio povero, che bella, frate. Mi piace un botto. Passiamo poi alla reazione di Claudio. Vai, vieni, bro. È nascosta dietro alla mito. Vediamo la reazione di Claudio. Cacchio, ma che bella. Ma che bella. Anche questi pezzi qua sono venuti proprio bene. Ma questa te l'hanno montata oggi? Ma sai che sta bene questa texture qua con... col carbonio? Col carbonio, sì. È vero. Non ci avevo pensato. Bella. Proprio Appunto. Bella. È venuta proprio bene. Mentre questa è stata la reazione di mia mamma, che devo dire le è piaciuta un sacco. Era bella in gaina quando l'ha vista. Vi lascio vedere. Fa vedere. Reaction della mamma. Bella, mio, che bello, è il KTM più bello che ho visto, Figaro. Bella, è una figata pazzesca. Quelli che te li ha regalati? Sono della CMT e me li ha regalati WD Racing. Ma Ivan, ma che stavo vedendo adesso, che figata. Ma anche sti cosi qua, che bello. Ma ce l'hanno su anche prima. Sì, ma adesso probabilmente li mettiamo in carbonio, non lo so, me lo deve dire la gente come meglio. Comunque è bellissima. Anche cioè... se te l'ho già detto prima, è venuta proprio bene. Direi che hai stile, eh. Lo so che ho stile, ma guarda, guarda lo stile vero. Vieni qua, No amore, bellissima, complimenti a Curzio. Mi sa che questa rimane a casa per un bel po' di anni. Ma io direi che è una delle moto più belle che hai avuto, cioè il KTM più bello che io ho mai visto. Anche questa sella è bellissima anche lei. Bravo, sembra abbinata al carbonio. Minchia, oh, siete proprio in sintonia voi due con i ragionamenti. Bravo Ivan. Grazie, grazie. Curzio, hai capito, bravo Ivan, non bravo Curzio. A che arriva anche il nonno. Uè, allora, hai visto, ti piace? Per bacco! L'hai già provata, non cambia niente. Sì, sì, abbiamo messo solo le grafiche, abbiamo messo solo le grafiche. Allora, cosa la c'è? Cosa più bella di questo KTM sai qual è? Dimmelo. Che tutti i KTM di solito vengono stravolti, gli cambiano colore. Invece qua ha mantenuto. E KTM, cioè lo vedi che è un KTM? Lo so. Però... grande mamma. Bravo figlio, complimenti a tutti. Ovviamente sono andato a rompere le palle anche a mio padre. Cosa stai facendo? Sei arrivato col K. Sai già cosa devi venire a fare? Sì. Dopo che mi hai detto una mano a mettere a posto questa cazzo di legna. No, no, fai te da solo. Ciao. Sai che colore abbiamo fatto? Verde sbocco. No, 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 ma va. Vai, corri, corri, corri. Oh, puttana, che bello, Dio. Guarda, non ho parole. No, questa non la devi vendere assolutamente. Oh. Lo sai, eh. Questa non la devi vendere. Puttana, che bella. Io, Curzio, porco, se lavora bene, non c'è un cazzo da fare. Curzio, ci devi pagare per queste cose, eh. Ne ha messe su lui? Sì, sì, ovviamente. Mi hanno fatto la sorpresa, le hanno montate senza dire niente. Anche lo scarico, Dio caro. Che non l'avevi ancora visto lo scarico? Bellissimo, bellissimo. Arriverà il caldo per andare in giro a fare gli asini, eh. Ma per me possiamo andare anche ora, eh. Io sono anziano. Vabbè. Ciao, biondo. Ciao, capo, buona legna, eh. Grazie, eh. E invece questa è la reazione della mia ragazza. Sei pronta? Pronta. Vediamo anche la reazione della Niki. Sì. Vai. Devo chiudere gli occhi? No, no, vieni. Oddio. No, che bella. Devi essere sincera. No, è più bella, dai. Mi avevi spaventato quando mi raccontavi che era tutta nera. No, è strabella. Ma non è tutta nera? Infatti, ero preoccupata. Bella, molto bella. Che bello questo. Prima c'è lo schifo. Il serbatoio? Sì. Oh, Ivi. Approvata, quindi, eh. Vedi che non è black come dici te. No, sei tu che mi avevi detto che la dovevi far nera. Ma perché questa è... qua dietro è tutto nero. Però abbiamo usato un sacco di arancione comunque. Nere. Perché su base nera è molto molto più bella. No, hai ragione, mi ero spaventata per niente. E ora me la regali. Vai, salici sopra. Beh dai, comunque toccare ci tocchi. Che personaggio. Hai visto che ho messo il tuo nome qua? Non l'hai fatto. No, approvata anche da lei. L'unica cosa è che questo gratta qui mi sa che lo lascerò così, perché non ho intenzione di grattarlo il codino nuovo bello carino e coccoloso. Gratterò la targa, dai. Ma quanto sta bene. Potresti limarti le unghie. Sì, magari non farlo. Così è proprio precisa. Questa non lo so, raga. Voi come la fareste? Con il mio nome. No, basta. Dai, ma scusami. Quando mi arriveranno? Io ho una storia
rifarlo. Ora invece, questo è solo per sponsorizzare la felpa, ora invece vedrete la reazione di Simo, Manuel e Federico. Sta arrivando anche Simo con l'YZ, per cui adesso vediamo anche la sua reazione alle grafiche. La roba che mi rode veramente il culo è che domani uscirà il video, quindi oggi devo cercare di far venire qua più gente possibile. Buonasera. Tra si gela. Ti gela? Mica pensare che mi ha chiesto Edo di andare a fare un video in moto domani. Mi sa che faccio così, guarda. Allora fratello, sei pronto? No. Vieni, aprilo tu il garage, dai. Dalla cuccia del cane. No, non è lì davanti. Dai, vabbè, lo apro io. Zio, bella, com'è? Bella, bella, bella. È tamarra? Molto bella. No. Come te l'aspettavi? Meglio o peggio? Me l'aspettavo più black. Sì. A parte che con la parte davanti arancione non potevi farla troppo nera. No, ci sta, è giusta. È bilanciata. Sì, sì. Cioè, la parte qua dietro black così è bella, bella. Il nero è proprio tanta roba. Se tu ci fai caso, da qua praticamente parte la linea, sale e va fino là. Nah, hit, fratemo. Hai visto che è pieno di bandiere? Anche lì. Infatti non so, raga, cioè... Davide proprio non renderà, cavolo. Anche qua sul parafango, sotto ci sono i dettagli, si notano. Bella anche la sella, Franco. La sella. Zio, senti che grip. Fra, ma che ti fai male? Pensi essere in pantaloni corti. Quando cade la moto rimani attaccato, zio, tipo magnete. Mancano solo le grafiche alla tua Y, fra. Mi è partita la scimmia, fra. Mi sono girati 5 minuti di letto. Curzio, mettiamoci il cromato. È tanta, tanta roba. Minghia, è arrivato pure quello con la Mercedesi. No, no. Non sono ancora arrivato. Aprite il garage, dai, che io sono piccolo. Oh, hai proprio... aspettative alte o basse per questo KTM? Ma te l'hai già visto il K? Sì, l'hai già visto. Sì, che era tipo quello... Sì, quello arancione. Bravo. Non quello verde. Vai, devo spostare quel bus. Vai. Sposta quel bus. Figa, era bella. No, è bella bella. Ah, tutta full carbon. Tagli i pantaloni, i buchi. Te gusta? Di brutto. Ci sta. Il serbatoio è una mina. Vabbè, non hai esagerato, diciamo, con colori che scoppiano, nel senso. No, ci sta, così è clean. Poi se la guardi. Esatto, non è esagerato. Anche il stile numero mi fa impazzire. Perché solitamente la maggior parte delle persone che conosco i numeri vuole fare proprio. Brutti. Ah, poi hai visto che è pieno di bandierine di 24/7 Fast Life? Quelle non l'avevo notato, me ne fate notare adesso. Questo è quanto. Bella racing. Questa qua devi provare a usare in pista. Ti diverti il doppio, impari di prima. Lo so. A 2000 like vado in pista con il 125. Ovvero ci vado a prescindere. Oh, zio, se vuoi, tu provi questa. Io vado con questa. Meno io pista ti spacco metale. Questa. Te spacchiamo questa. Facciamo conto. Caro Federico, manchi solo tu. Ok, let's go. Allora zio, dai, impatto, veloce, forza, veloce, scatta. Brutto. No. Meglio o peggio di come te l'aspettavi? Molto meglio. Io molto pensavo, meglio? Sì, pensavo, è molto più arancione. Questa cosa me la stanno facendo notare in tanti. Perché avendo visto le plastiche nere, nessuno sapeva che avremmo usato tutto questo arancione. Non poteva mancare anche Edoardo. Oh raga, anche a lui è piaciuto un botto. Non pensavo avessimo fatto un lavoro così. Cioè sì, lo pensavo, ma non pensavo lo avrebbero apprezzato tutti. Siamo i numeri uno. Signorina, venga pure. Non devo guardare, non sto guardando. No, guarda. Aspetta. Che cosa mi devo aspettare, bro? No, tu non lo so cosa ti devi aspettare, bro. Vabbè, ma dammi uno spoiler. Io non so niente. Gli spoiler che messo nelle storie tutti non ho mai guardato niente. Cioè proprio non ho minimamente idea di come tu l'abbia fatto. Gli spoiler che c'erano nelle storie erano semplicemente una scritta sul porcellone e dei pezzi in carbonio e un coprisella. Ah, quindi hai cambiato anche roba oltre che le grafiche. Sì, vai. Bomba, zio. Ti piace? Minchia che bella, zio. Porca troia. È bellissimo, Ivan. Porca troia, zio. C'ho la pelle d'oca, è veramente bella. Penso sia assolutamente la tua moto più bella questa qua. Zio, ignorante. No, zio, è la moto più bella che tu abbia mai fatto. Guarda. No, sì, ho visto. CMT. Minchia, zio. È bella serio questa. Guarda tutta la texture. Qua è pieno, zio, va, che è tempestata di bandierine. E poi gli abbiamo aggiunto, all'ultimo ci è venuto in mente di metterci gli inserti cromati, perché gli davano un tocco un po' di classe in più. Non sapevamo se farla tutta opaca o lucida. Beh, è un'altra moto, Ivan. Lo so. È veramente bello. Sembra una moto stra recente invece che. Cioè, te, zio, del 2013 invece. No, assolutamente. Possiamo andare a registrare il suo episodio dell'impariamo di impennare. È un po' in ritardo perché si è addormentato mentre ero sotto casa sua col pick up. E io vado a letto alle 3 di notte. E niente, questa era l'ultima reaction di questo video. Io spero vi sia piaciuto. Era un video abbastanza fast. Non volevo lasciare questo lunedì vuoto, per cui ho pubblicato questo video. Anche se so che i contenuti che volete voi sono ben altri. Però credetemi, stiamo facendo dei lavori. Mi ci vuole chiaramente del tempo per registrare e editare e non avrei potuto pubblicare nient'altro. Spero che questo video un po' tappabuchi vi sia comunque piaciuto. In tal caso lasciate un like, se invece vi ha fatto cagare mettete dislike, il tasto l'hanno fatto apposta. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo in un prossimo video, raga. Fate i bravi, bella raga.